splendido dono del duca, è la serie degli arazzi tardogotici tessuti verso il 1520 a Bruxelles. La figurazione narra storie della Bibbia, ma il racconto è tradotto e ambientato nel clima di una corte medievale. Sono immagini su cui la nostra mente corre a fantasticare. Opere sorprendenti, degne della cattedrale della città amatissima dall'ultimo duca di Milano. Se ne sono salvati 7. Alcuni di questi grandi panni presentano notevoli segni di degrado, dovuti forse al sistema di sospensione ed anche all'azione della luce. Riduciamo la dimensione delle immagini per vedere meglio. Questo arazzo è dedicato alle storie di Giuseppe Ebreo. La moglie di Putifarre, dopo aver tentato di sedurre lo schiavo Giuseppe, stringe nella mano il mantello del giovane. L'espressione del volto tradisce lo sdegno per il rifiuto. Giuseppe, riabilitato dopo la prigionia, a fianco del faraone e della moglie, che possono distribuire ricchezze ai poveri perché Giuseppe, interpretando i sogni del re egiziano, ha previsto il dramma della carestia. A metà della colonna che inquadra la scena sul lato destro si vedono le vacche magre e le vacche grasse del sogno del faraone interpretato da Giuseppe. Eccoci ora alle storie di Ester e Assuero. Il re Assuero ha dato una splendida festa per celebrare il suo grande regno e le sue ricchezze. Nell'arazzo, la festa d'Assuero diventa un banchetto di corte rinascimentale. Il re vuole che sua moglie, la bellissima Vashti, si mostri in pubblico. Vashti, superba, rifiuta. Verrà scacciata e non vedrà più il re. Assuero sceglierà un'altra moglie. La scelta di Assuero. Assuero, al centro dei personaggi della corte, occupa buona parte della scena. Ester, timida e ritrosa, viene condotta al cospetto del re Assuero, di fronte all'intera corte. Ai piedi del baldacchino, un uomo con la barba indica Ester. Potrebbe essere Mardocheo, zio di Ester e ministro di Assuero. La ricchezza della corte fa da contrasto alla modestia di Ester. L'eleganza dei disegni, delle stoffe, dei panneggi, degli abiti, la varietà dei gioielli e l'incredibile assortimento dei copricapi ci riportano al mondo fantasioso di una corte tardo-gotica. Ester intercede per il popolo ebraico. Il tema di questo arazzo è incerto. Forse narra la storia dell'ebrea Ester, che diventa moglie del re persiano Assuero e salva il popolo ebraico dai complotti del malvagio Aman. Assuero è seduto in trono, terribile. Aman ha ordinato lo sterminio dei giudei. Ma Ester interviene. I giudei sono salvi. Aman verrà impiccato. Ma sorgono dubbi. Il tema potrebbe non essere questo. Perché il paggio che indica Ester ha in mano una freccia? Perché lo scettro di Assuero non tocca Ester? Forse è un'altra storia. È certo invece che l'arazzo rappresenti una ricca corte rinascimentale,
resa ancor più maestosa dalla composizione simmetrica. Ecco il primo arazzo del figliol prodigo. Il traviamento è la prima parte della parabola. Il padre, seduto sul trono, è come un re. Fa portare l'eredità del figlio da un servo. Il figliol prodigo si avventura ora sul prato verde che sarà teatro del suo traviamento. Le virtù lo seguono, ma non riescono a proteggerlo e lui si accosta alla lussuria. Il giovanotto ha un abito molto lussuoso con un mantello di pelliccia e una borsa ricamata. Si accompagna con lei e altre donne. La abbraccia e le dà del denaro. Si diletta con la caccia. Ora la gola. È a tavola, col braccio alzato, per ordinare una portata che una dama gli porge. Qui apre il forziere per dissipare le sue ricchezze. Rieccolo in mezzo ad un gruppo di donne che si dà alla musica, simbolo della vanità dei beni terreni. Ha perso tutto. La catena d'oro, il cappello, la pelliccia. È infreddolito e stringe le mani al petto. Non ha più nulla e tutti lo guardano con disprezzo. Ora siamo all'ultimo quadro di questo avvincente racconto per immagini. Ecco il figlio al prodigo solo, che a mani giunte implora un contadino di prenderlo a lavorare. Il ritorno del figliol prodigo. I tre momenti della parabola evangelica del ritorno del figliol prodigo sono narrati in vari punti dell'arazzo. Il padre accoglie benevolo il figliolo che è tornato a casa. Intorno familiari e amici che seguono con emozione l'evento. Il padre dona un anello al figliolo ritornato. Il colloquio fra il padre e l'altro figlio che non vuole partecipare alla festa. Ecco il corteo dei trombettieri chiamati per rallegrare i festeggiamenti che alludono probabilmente al significato didattico-allegorico della parabola, la misericordia divina e il nuovo patto stipulato fra l'uomo e Dio. Le cuffie variopinte, gli eleganti abiti ricamati, stretti in vita, lunghi fino ai piedi, con strascichi abbondanti, ci riportano al mondo affascinante delle corti e alle figurazioni fantasiose dell'arte gotica.